Buenos días, amigos. Oggi si pedala in trasferta in terra spagnola, precisamente a Tenerife, e puntiamo al Teide, dai. Il giro sarà un po' lunghetto, 160 km circa, e con dovrebbero essere più o meno 3800 metri di dislivello. Una volta attraversato il parco del Teide, scenderemo verso destra, verso la costa nord-est dell'isola di Tenerife. Speriamo non ci sia troppo vento, qui è sempre molto presente. A dopo. Parte il mare, l'oceano Atlantico, da quest'altra parte il Teide, 3714 metri, fantastico. Fortissimo ragazzi, simpaticissimo. In bicicletta si incontrano persone, si fa amicizia. Friendly on bike? Yes. Yes. Of course. Nice guy. Nice guy. Thank you. Un po' di pianura. Grazie. Allora, appena percorso 33 km, oltre 2000 metri di dislivello, mancano circa 2 km 500 metri al primo valico del Teide, della strada che porta al Teide, quindi più o meno sì, 115 metri di dislivello ancora. Poi dopo picchiatina verso l'altopiano del vulcano, poi altri 8 km di salita per arrivare ai 2300 metri. La giornata è ancora molto lunga. A dopo. Diciamo che sono stati 34 km belli duretti, pendenza costante 7-8, punta al 10, però per 30-35 km è tanta roba, veramente tanta roba. E non è finito, perché adesso, fino adesso ho fatto circa 2100 metri di dislivello, ne ho programmati circa 3800, quindi ce n'è ancora, però diciamo che il peggio forse è andato. Oh, vabbè ragazzi, una discesa clamorosa, asfalto, un tavolo da biliardo a 3200 metri a maniche corte, tutto questo a marzo, spettacolo. Vento contro, non fortissimo, ma comunque poco piacevole, anche perché sto solo come un cane, anzi
solo come un perro, direbbero da ste parti. Vabbè, va, mi ci va a pensare. Poi fai 5 km di discesa meravigliosi e te trovi sti strappi di merda. Porca c***a. Ora si scende perché di salita hanno fatto abbastanza. 65 km, 2800 metri di dislivello. Andiamo giù, va. Ciao! Altra salita da 4 km. Il panorama sempre è bello. Bello tutto. Però mazza il culo, 3000 metri, 104 km, ancora una cinquantina per arrivare a casa. Aie. È ancora qua, eh sì, ultima salita, ultimi 900 metri di salita e ultimi 16 km per arrivare a casa. Giro bestiale, ragazzi, bello, bellissimo, ma attualmente non so se lo rifarei. Duro, 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 però bello. Bacioni.